Allora, motorrosticini e motorrosticini, anche quest'anno la cantina Mascherelli ci ha mangiato di un suo ottimo vino. Villa Gemma, sponsorizzato la cantina Mascherelli. Prego, una alla volta. Prendine uno. Prego. Il problema è dove metterlo. Partiamole. Poi mettiamo il bottiglio, andate te. Non vedo più, non lo vedo. Grazie. È un rosé o un rosso? Rosé, mi sembra. Il vinello lo porta a casa? Cesarolo. C'era suolo, sì, è un rosato. Ma quale moto raduna, vedi pure le bottiglie di vino, io sono la moto rossicino. Ma tu c'è spazio sul bolletto per metterla? Certo. Allora prendi anche la mia bottiglia. Certo. Grazie, caro. Dammi la bottiglia che gli do la mia a lui che la mette sul suo bolletto. Sì, per un amico, Bravo. Prego. Dammi una, tu c'è posto? No, io no. Vabbè, questa non la porto a casa io. Va bene, allora, va bene. Prossimo. Questo com'è? Una testa e uno alla. Io dove? Bottigliucce d'acqua. Che cosa? Ma c'è adesso. Chiedo scusa, mi approfitto di un minuto da rubare a Stefano. Uno solo. Mentre consegna. Vai. Grazie. Allora, se quando volete avete il piacere di dare uno sguardo sulla pagina Moto Missione. E a parte che sono un istruttore di tecniche di guida su strada e in off-road, quindi in questi due giorni ho avuto appunto di poter fare qualche giro a voi e visionarvi, quindi dopo se qualcuno è interessato ad ampliare e migliorare le proprie tecniche di guida su strada, posso spiegare come si sviluppa una giornata one to one o di piccoli gruppi. O ne parliamo più tardi oppure mi scrivete sulle pagine social. In più a novembre ci sono tre tour che sto organizzando in Tunisia, tre tour diversi, un gruppo stradale, quindi può venire chiunque con la propria moto, la cerchio 17 in coppia, e sarà un tour dal 4 al 10 di novembre dove porterò un gruppo che almeno di 6 persone nel deserto Tunisia attraverso le pipeline, quindi tutto un tour su asfalto attraversando e visitando i posti tipici quali l'anfiteatro romano Via Gem, Matmata, cioè dove hanno girato Cuore Stellari, ubicati su due posti, Tozer, Duz e Pisarghilan, dove lì ci sarà una notte. È comprensivo nel prezzo due guide espertissime con due forze d'assistenza, me come guida in moto, tutte le colazioni, tutte le cene, tutti gli alberghi a 4 5 stelle veri e una notte, come vi dicevo, nelle oase di Chisarghilan, un'oasi naturale con una pozza d'acqua di 32 gradi dove lì faremo il bagno ed è immersa nel deserto e quindi si avrà proprio il vero senso dell'avventura, però andando tutto su asfalto. Poi per chi vorrà giocare sulla sabbia non ci sono problemi, l'accompagnerò io e questo è il primo tour dal 4 al 10 di novembre. Ovviamente bisogna, per chi è interessato, anche su WhatsApp, là c'è tutti i riferimenti di giro il programma completo, e per chi invece ha un vezzo anche fuori statistico, ha una moto adatta, quindi un bicilindrico o un mono per fare... Cioè il passaporto per andare in Tunisia? Sì, necessario il passaporto e non necessita di nessuna vaccinazione ed altro. Comprensione del prezzo anche il traghetto di andata e ritorno lì, in cabina singola uso esclusivo, con partenza da Salerno e rientro a Civitavecchia, così si guadagna una mezza giornata in più di luce. E per chi invece, dicevo, ha il vezzo di fare anche un'esperienza fuoristradistica, quindi 60% off, 40% strada, di 9 giorni, 7 notti, cioè il gruppo 2 dall'11 al 20 di novembre, però è un pochino più... Il primo tour secondo me può essere di vostro interesse. Ovviamente qui sono riportati i prezzi, le date. Poi scrivetemi pure, senza alcun impegno, mi fa piacere, vi do tutto il programma completo. E niente. In più ragazzi vi lascio questo tagliandino qui che se chiamate lo store NC2 di Pescara e dite sono Moto Missione, la giornata Moto Arrosticino di Stefano Cipollone, avrete il 20% di sconto su qualsiasi prodotto. Bene.
Ve l'ho lasciato questo a voi? Cioè, se la io la prendo, dica a me, non mi ci va. Che c'è? Io non ti voglio perché vuol dire che hai fatto una cosa ancora più grande. Non capite? La proprio programma. Vai.